Giovani talenti sociali con in testa un obiettivo: inserirsi al più presto nel mondo del lavoro. Sono gli studenti che nell'ultimo anno si sono distinti nel loro percorso scolastico ed universitario. Nell'ottica di un premio al merito, la Banca Popolare del Frosinate ha messo a disposizione 32 borse di studio. Sono stati premiati i soci ed i figli dei soci della Banca Popolare e gli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone. Puntiamo sul mondo giovanile per un fatto fondamentale, perché questi giovani veramente stanno facendosi apprezzare in un modo clamoroso, dico io, perché scopriamo dei talenti che forse non neanche sappiamo che ce l'abbiamo così vicino alla porta di casa, alla porta della banca. Quindi i giovani vanno aiutati, perché non può essere solo la borsa di studio della Banca Popolare del Frosinate che può fare la differenza. La differenza lo fanno altre situazioni, quindi questo aiutare i giovani, come ci riempiamo sempre tutti la bocca e poi lo facciamo veramente poco, credo che sia veramente una cosa su cui soffermarsi. Puntare sui giovani in tempi di crisi può sembrare azzardato, ma la mission che la BPF si è data è proprio quella di accompagnarli verso il mondo del lavoro. Per quelli che si sono laureati ovviamente diamo una speranza e cerchiamo anche di prepararli con questa manifestazione a quello che sarà la difficoltà del mondo del lavoro, mentre vogliamo accompagnare i premiati e i diplomati per avere anche loro la possibilità, una volta, se proseguiranno gli studi, una volta laureati, di avvicinarli al mondo del lavoro. La cerimonia di premiazione ha avuto come scenario il castello Boncompagni Viscogliosi di Isola dell'Iri nell'ambito dell'iniziativa Giovani come rassegna dei giovani talenti promossa dall'associazione Progetto Arches. Noi non parliamo di giovani, li sosteniamo, pubblichiamo le loro tesi, i loro saggi, li sosteniamo nell'attività di ricerca all'estero, quindi devo dire che questa è un'associazione che è per loro.